Omar Pedrini ha portato per la prima volta sul palcoscenico di Arezzo Viaggio senza vento, il quarto successo dei Timuria pubblicato nel 1993, diventato primo disco d'oro del rock italiano degli anni 90. In Piazza Grande l'artista rock ha suonato tutte le tracce dell'album, ripercorrendo il viaggio di Joe, personaggio protagonista che si incammina verso Oriente per ritrovare se stesso, superare le difficoltà e gli ostacoli che la vita gli ha presentato. Il concerto di Pedrini è stata un'incursione nel rock per l'Arezzo Raro Festival. Unica pecca, purtroppo, il poco pubblico presente. Viaggio senza vento è stato il primo disco d'oro dell'indie rock italiano degli anni 90. Così ha aperto una strada a tanta musica. Non c'eravamo solo noi, c'era un bel movimento rock, però ecco, questo disco ha avuto quella fortuna lì in particolare. Quindi abbiamo fatto delle cose bene. Poi ne ho preso anche un altro da solo, senza il signor Renga. Per cui, ecco, significa che la gente che mi segue è proprio appassionata di questo genere musicale. E poi rock non è nemmeno un genere musicale, è un po' anche uno stile di vita, se vogliamo. Su 3 Sanremi che ho fatto, ho preso 2 premi della critica, per cui significa che con canzoni scritte da me, ecco, questo devo specificare. Quindi se le mie canzoni sono piaciute ai critici, insomma, si parla di musica d'autore. Poi ecco, non so nemmeno bene dove sia il confine tra la musica d'autore. Penso che la musica d'autore sia musica che si fa per necessità, magari. Ecco, la differenza può essere quella. Io scrivo perché ne ho bisogno, è un bisogno quasi fisico di esprimere i miei sentimenti nelle canzoni. Quando magari si studia un po' troppo, il ritornello vincente, ecco lì, magari è meno musica d'autore, più musica la chiamano pop o popolare, commerciale, ecco. Però credo che entrambe siano, se fossi capace anch'io di scrivere canzonette lo farei, non lo so, io riesco a fare solo quello che mi viene spontaneo.